Dopo aver affrontato il romanticismo nelle linee generali, ci soffermeremo sul romanticismo italiano che, come ben sapete, assume una connotazione prettamente civile e patriottica. Scopo di questo video tutorial è spiegare la consegna relativa al romanticismo italiano. L'esercizio si articola in due sezioni, una parte generale e l'analisi di due testi. Nella prima parte, utilizzando i tre video e le domande dei questionari, dovrete raccogliere le informazioni fondamentali sull'argomento. Dopodiché, elaborerete una o due mappe concettuali usando le applicazioni a voi più familiari. Mappe in cui presenterete in forma chiara e coerente le informazioni apprese dai video, non tutte, ma quelle che ritenete essenziali, le più importanti. A questo punto siete pronti per affrontare la seconda parte dell'esercizio, che consiste nell'analisi di due testi, i quali costituiscono solo una parte di due più ampi contributi al dibattito suscitato dall'articolo di Madame de Staël sull'utilità delle traduzioni. Il primo è dello scrittore Pietro Giordani, grande amico di Leopardi. Il secondo di Giovanni Berchet, scrittore milanese e patriota, il quale partecipò alla polemica tra classicisti e romantici con una sorta di saggio in forma di lettera, dal titolo Lettera semiseria. Dopo aver letto i due passi e aver risposto ai questionari, presenterete le posizioni dei due autori, chi è classicista, chi è romantico, in due mappe concettuali. Dovrete innanzitutto specificare la tesi, pro o contro l'apertura alla letteratura europea e moderna sollecitata dalla de Staël, e di seguito gli argomenti a sostegno della tesi. Inserirete le vostre mappe concettuali in un file Word che titolerete in questo modo: cognome, nome, Rom, Ita. Per inserire un file di immagine in un testo Word è semplicissimo, basta cliccare su Inserisci e selezionare un file dall'archivio del vostro computer. Se usate l'applicazione PowerPoint per realizzare le mappe, sarà sufficiente copiare la diapositiva e incollarla nel file Word. Se infine utilizzate CMaps Tools o Mind Map o un'altra applicazione per scrivere le mappe concettuali, salvate il file generato dal programma in formato JPEG, cioè in un'immagine, e inseritela nel file Word dopo aver selezionato il layout orizzontale.